Ciao a tutte ragazze, come ben saprete tutte, noi indossiamo Diamond Accessori e oggi vi vogliamo parlare di una super chicca personalizzata. Tac, bracciale Giulia, bracciale Silvia, anello Giulia. Ragazzi, ormai mi conoscete, sapete che il mio carattere è abbastanza fumantino e abbastanza tosto, quindi ho scelto questo orecchino. Con un leone pazzesco perché ti rappresenta, amore, certo, sei tenace, forte e grintosa. Di oggi. E ovviamente, ragazzi, anello personalizzato, bracciale super personalizzato. Vi amo, Diamond Accessori. Diamond Accessori come stile di vita. Ragazzi, vi chiocciolliamo qui la pagina e potete andare direttamente da loro e cercare l'orecchino che è giusto, giusto per voi. Chi è il mio amico? Giulia, non peggiora la situazione già grave, ti prego. Basta, ragazzi. Allora, ragazzi, questi shooting improvvisati hanno generato delle figure di merda colossali. Abita qua? No, cioè, solo dei disastri. Ecco. Shooting time alle Hawaii. Comunque, ragazze, non è colpa mia, le figure arrivano a me, non sono io. Cioè, purtroppo ho la calamita per le situazioni che fanno veramente ridere e nulla, evidentemente sono fatta così e attiro a me e le figure. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamare. Allora, siamo qui da dal mio amico di Emporium, che ovviamente lui dice vieni solo quando devi pagare delle multe. Lei viene solo a pagare le multe qui. È un bar, tabacchi, c'è da mangiare, c'è un sacco di cose, gente simpatica. Ma lei paga solo di multe, non viene pagata. O cade fuori una volta. Comunque, ragazzi, quasi ci sono degli aperitivi pazzeschi che anche io inizierò a fare dopo aver pagato la multa, quindi vi aspettiamo qua. Ragazzi, per chi non lo sapesse, io amo la cucina giapponese e stasera mi sono messa i fornelli di nuovo. Shirataki, wakame, questa è un'altra erba che poi vi scriverò. E adesso ritornerà da me. Ti amo, cazzo, Sam. Allora, ragazzi, vi racconto questa storia triste. Io convivo con il problema delle sveglie. Ecco, perdo fastidio, perché io metto tipo le sveglie alle 9, la metto alle 8 meno 10, poi la tardo altri 5 minuti, tardo altri 5. No, così no, mi riposo. Non è così. Com'è? È molto più esasperata la tua. Tipo? Tipo che tu metti una sveglia alle 8.52, una alle 8.53, una alle 8.56, una alle 8.59. Vabbè, ma perché così dormo e non. Ma che cioè, mi riposo di più. Questo non è mica un campo minato di sveglie. Beh, vabbè, comunque questa situazione inizia veramente a creare seri problemi a Bierlu. Cioè, quindi dico, oh, ma uno metterà una sveglia allora. Non ci riesco. No, si sveglia, si io alza, devo mettere la sveglia perché così, cioè la metto alle 8.50 per dire, poi, se mi devo svegliare alle 9. Nel tuo telefono ci sono tipo 10 sveglie per ogni stesso singolo orario. Ci sono 10 sveglie delle 9.20. Lo so. Tu non puoi mettere la sveglia alle 8.17, alle 8.19, alle 8.21, alle 8.22, alle 8.24, alle 8.27. Cioè, tra un po' metti anche secondo.
Vabbè, comunque questa è la situazione. Sto pensando che lo puoi sempre fare, amore, però lavoro in macchina. Ci danno di te in macchina. O nell'altra camera. Sì, che poi vieni a piagnucolare a cercare. Scherzare, questo scherzare, amore. Grazie, grazie. Non scherzo questo. Sai che non ti fai dormire mai in macchina, al massimo sul balcone.